Gesù una volta dichiarò che l'opera di Yahweh era rimasta indietro all'età della grazia. L'opera di Gesù è rimasta indietro, proprio come io dico oggi. Se ci fosse stata soltanto l'età della legge e non l'età della grazia, Gesù non avrebbe potuto essere crocifisso e non avrebbe potuto redimere la razza umana. Dio non ripeterà mai la stessa opera, il suo lavoro è in continua evoluzione. Come io vi dico nuove parole e compio nuove opere ogni giorno, questo è il lavoro che io compio e le parole chiave sono nuovo e meraviglioso. Se ci fosse stata solo l'età della legge, avrebbe mai potuto l'uomo evolversi fino ad oggi? La storia non cessava avanti, non è forse la legge naturale dell'opera di Dio? Ciò non è forse descrizione della sua gestione dell'uomo nell'universo? La volontà di Dio cambia continuamente, la storia procede così come l'opera di Dio. Egli non sosterrà la stessa opera per 6.000 anni. La sua opera non è mai vecchia, è sempre nuova. Una volta inchiodato alla croce, potrebbe mai ripeterlo ancora ed ancora? Essere inchiodato due volte, questa è solo la percezione di un uomo irragionevole. Ragionevole. Dio non ripeterà mai la stessa opera, il suo lavoro è in continua evoluzione. Come io vi dico nuove parole e compio nuove opere ogni giorno, questo è il lavoro che io compio e le parole chiave sono nuovo e meraviglioso. Dio è immutabile e Dio sarà sempre Dio. Questo detto è pura verità. L'essenza di Dio non cambia mai. Egli potrebbe diventare Satana, ma ciò non prova che la sua opera equivalga alla sua essenza costante e invariabile. Come puoi spiegare che Dio è sempre nuovo e mai vecchio se dici che Lui è immutabile? Dio non ripeterà mai la stessa opera, il suo lavoro è in continua evoluzione. Come io vi dico nuove parole e compio nuove opere ogni giorno, questo è il lavoro che io compio di Dio si diffonde continuamente, l'opera di Dio è in continua evoluzione, la volontà di Dio è resa nota all'uomo, la volontà di Dio si manifesta sempre.